Buonasera, allora, intanto vi volevo mostrare, oggi stavo vedendo un video di un negoziante che conosco da quando ero, penso che siamo coetanei, insomma, quando lui lavorava in un altro negozio famoso di Roma, Gianni Scapin, che saluto. Non mi mandate cose, io non mi sono messo d'accordo con nessuno, faccio una pubblicità tra virgolette, ma ripeto, una pubblicità per gli argomenti che tratto io. Sapete, io faccio video come chi è che mi conosce, che attacco e non attacco, diciamo, persone che fanno parte dell'AIFA e l'Allende, ma sono una persona che io ritengo di essere una persona corretta. Quando ci sono cose come parlo male, tra virgolette, stiamo giocando, parlando dai fai, niente di che. Non sono d'accordo su un argomento, ne faccio dei video, ma altrettanto, quando invece ci sono cose interessanti, come in questo video, che si riallacciano a video che ho fatto, gli ultimi video che appunto tramite, insomma, la mia esperienza, una cosa mia personale, poi chiaramente non è orogolato quello che dico, ma un po' di esperienza ce l'ho, se posso aiutare qualcuno, poi chiaramente mi fa piacere. E appunto oggi stavo vedendo questo video. E Gianni, che evoluziona i fai di Frascati, stava appunto presentando alcuni prodotti vintage, che è quello che appunto che io ritengo una cosa intelligente oggi, no? Non spendere cifre spropositate e poi andiamo invece a prendere relativamente una cifra umana, ci andiamo a fare impianti che, insomma, voglio dire, all'epoca costavano parecchio, e ad oggi questi impianti qui, queste alcune cose che poi volete, poi andate a vedere il video, chiaramente vi spiegherà meglio lui, ma quello che vi voglio dire, che sto video appunto tratta di alcune macchine, alcune elettroniche che ad oggi, se uno, insomma, andiamo a iniziare, no? Per esempio lui qui, come vedete sulla sinistra in alto, ci abbiamo un prefinale Krell KST100, 100 watt per canale, insomma, questa è una bella accoppiata, poi mi sembra 3.000-3.500 euro. Oggi che ci prendiamo con 3.500 euro non c'è paragone, no? Se mandassi a comprare in due telai così. Addirittura qui nel mezzo, vedete in basso, due preci sono che io ci ho avuto il counterpoint, questo in basso è il 1000, che diciamo è quello di fascia più bassa. È un prodotto onestissimo. Poi sopra facciamo un po' più sul serio, andiamo sul 3000 con alimentazione separata. Io ce l'ho avuti tutti questi, ce l'ho avuto il 1000, il 3000 e il 5000, e vi garantisco che il 3000, questo qui con l'alimentazione separata, questo è un ottimo pre, ma veramente un'ottima macchina. E poi andiamo in basso, qui vediamo un New Audio Frontier, questo è un integratone di alto livello, appunto, di questa casa italiana, che si può acquistare con poco prezzo, insomma, no? Scorriamo qui ci sono due telai, una macchina con un CD e convertitore con la Johnson. Poi qui vedo un Macintosh, vabbè, chi interessa Macintosh, però insomma, voglio dire, no, intanto io così per giocare consiglierei, no, di prendere, che ne so, sta accoppiata, con finale del genere ci pilotiamo tutto, poi a 3.500 euro un prefinale così
non è paragonabile a nulla, così come sotto l'integratore. E questi qui invece per giocare io, sempre se lui li scoppia logicamente, però qui stiamo giocando, io farei un'accoppiata tipo il 3000, mi prenderei questo qui col finale Jones, con il finale Krell. E sarebbe una bellissima accoppiata. Oppure l'integratore che vedete sotto, New Audio Frontier, questo è un bel prodotto, questo qui specialmente va bene. E poi come sorgente, questa accoppiata qui, insomma, che va fatto a questi prezzi qui? Ecco, questa è l'intelligenza, quella che dico io, no? Oggi con veramente poche migliaia d'euro andremo a prendere prodotti interessanti, roba non, e non e io ve dico proprio spassionatamente, non pensate che andavo a prendere prodotti che hanno 20-30 anni, che so dice so cotti, non suonano, perché questi sono prodotti che sono costruiti a livello alto, non è che ci siamo a parlare di robettuola. Pertanto qui andiamo sul sicuro. Poi ho visto che presentava pure questi diffusori, pertanto voi pensate, no? Mi pare questi 1.800 euro. Insomma, io mi compro tutto a noi del genere, a 1.800 euro, con 1.800 euro che ci compriamo oggi? Niente, i giocattolini. Mi compro una coppia di diffusori così, ci metto o sta accoppiata qui, o sto integratore, o... A mio modesto parere, se fossi io, mi comprerei da noi, mi comprerei l'SA3000 Counterpoint, alimentazione separata che va da Dio, con questo finale qui. E poi, vedete qui sotto, sta accoppiata meccanica e convertitore, niente male. Insomma, se andiamo a fare i conti con un impiantino del genere, tra virgolette, andrebbe a spendere una stronzata. Oggi dovresti spendere 10-15 volte di più, minimo, per avere questo suono qui. Pertanto, questa è una bella dritta. Queste sono le dritte che a me piacciono, sono consigli validissimi, e queste sono macchine serie, nel senso che non ci avremo problemi di nulla qui. Comunque, niente. Poi, allora, passiamo ad altro argomento. Vi volevo far sentire, sicuramente lo conoscete, HiFight, questo canale, vi consiglio da vedere tutto il video, no? Però vi faccio vedere due spezzoni di quello che dice questo addetto ai lavori, che fa parecchi video, che pensa della classe D. Poi ve ne farò vedere un altro di ispezione, quello è un tecnico proprio, e poi farò vedere qualche macchina in classe D moderna, pure costosa, perché chiaramente classe D sul professionale c'è un costo, classe D high-end andiamo ad altri livelli. Comunque, sentiamo un po' che c'è dice sto signore. I motivi sono sotto gli occhi di tutti, sono più leggeri, sono più economici nella realizzazione, sono più pratici da gestire e poi soprattutto non c'è peso, sono alimentazioni diverse, insomma il tutto riesce ad essere concluso con un costo relativamente più basso rispetto ad un'amplificazione lineare tradizionale che conosciamo da sempre, che fin dagli albori dell'elettronica, che ci accompagna da sempre, come ci accompagnano ancora le valvole. In questo caso parliamo di transistor, quindi parliamo dalla metà del secolo scorso, e tutto questo porta la classe D ad essere oggi attenzionata proprio in questo senso, ovvero le circuitazioni sono più raffinate, i circuiti sono molto più attenti a restituire un segnale più possibile vicino alla realtà, più vicino possibile alla sinusoide naturale. È quello che fa tranquillamente, lo ripeto, una classe A, una classe B o una classe AB. Questo perché, grazie per esempio all'altissima definizione, alla capacità degli oscillatori o dei filtri di poter lavorare in maniera sempre più precisa, puntuale, con campionamenti sempre più stretti e sempre più alti dal punto di vista numerico, quindi questa curva, questo risultato analogico alla fine, ma gestito da un segnale digitale, può essere molto
alto dal punto di vista appunto di resa qualitativa. Tant'è che negli ultimi anni anche brand super storici o legati ad una tradizione ferrea nella circuitazione lineare, quindi nelle applicazioni lineari, hanno iniziato a valutare e a produrre elettroniche appunto in classe D o comunque digitali. Quindi, cari amici, quando dovete scegliere un amplificatore, prima di definire lo stadio di la classe di amplificazione, lo stadio di uscita, come è fatto l'amplificatore, dovete valutare il risultato sonico, indipendentemente che sia un classe A, quindi scalda molto, bassa potenza, molto costoso, difficile da mettere, ma ha il suo fascino. La classe AB, che è quella più comune oggi nell'ambito della circuitazione, diciamo tutta l'industria sta usando maggiormente questa parte, ma fate caso, date una chance in un certo senso anche alle nuove classi D, alle nuove amplificazioni digitali, perché spesso e volentieri il risultato può essere decisamente migliore, magari anche a parità di costo, di un amplificatore lineare. Bene, sperando che lo. Niente, questo vi consiglio chiaramente di guardarlo tutto, no? Queste sono le considerazioni finali. Adesso passiamo invece a un tecnico che vediamo che dice lui. Pure questo ve l'ho andato a vedere. Si chiama, eccolo qui, così, De Palo. Questo qui, audio elettro, molto canale molto interessante. Vediamo che dice. La classe D è una classe moderna, una classe in realtà che ha già qualche decennio, forse anche più alle spalle, ma che ultimamente ha raggiunto veramente livelli di qualità davvero notevoli. La classe D è detestata, quasi per nulla considerata da parte degli audiofili più esigenti. Perché la classe D è detestata da molti audiofili? Beh, come spiegavamo prima, le manipolazioni che il segnale subisce degradano e vanno a influire su quella che è la fedeltà di un segnale. Un segnale è fedele quanto più è simile all'originale. Un segnale amplificato in modo fedele riproduce in modo fedele, quindi praticamente identico, quello in ingresso a basso livello. Meno manipolazioni subisce, ovviamente, meglio è, più è garantita la fedeltà. Meno componenti ci sono e più sono di qualità, più la fedeltà è garantita. Questi sono gli assiomi, le leggi della fedeltà e dell'elettronica. È così. La classe D purtroppo viola tutte queste leggi, perché la classe D fa uso di diversi componenti e soprattutto manipola il segnale in modo sostanzioso. Questo per molti causa una perdita di fedeltà, perché il segnale è troppo manipolato, non è più fedele. Ma sarà vero, cambiando la metodica di amplificazione, vediamo come funziona un amplificatore in classe D. Un amplificatore in classe D, da molti definito amplificatore digitale. Sì, diciamo che va bene definirlo digitale, ma non è proprio elettricamente corretto. Ciao, io sono Mary. Io sono Sandra, sua sorella. Mamma. Mamma. Un amplificatore in classe D non è digitale, è il perché lo capiremo tra poco. Come funziona nello specifico? In un amplificatore in classe D il segnale audio in ingresso, che come abbiamo detto prima è composto da svariate sinusoidi di vario livello, viene scomposto attraverso la tecnica che si chiama PWM, Pulse Width Modulation, ovvero è come se fosse campionato, non è proprio una campionatura perché non viene poi convertito in un dato digitale, ma viene scomposto, analizzato ad una frequenza estremamente alta, ben al di fuori del campo audio, quindi senza alcun problema di interferenza. Viene scomposto, come se fosse scansionato al microscopio il segnale audio, che ricordiamo va grosso modo dai 20 ai 20 kHz,
viene scomposto ad una frequenza di molto superiore, estremamente superiore, in modo da essere abbastanza preciso. Viene scomposto e modulato con questa tecnica che si chiama. Allora, intanto chiaramente vi consiglio di vederlo tutto. Scusate della pubblicità, non la vado nemmeno a togliere. Io qui vado così in diretta, quello che succede, succede. Pochi secondi. E adesso andiamo a sentire le considerazioni finali, però vi consiglio poi di andare a vedere tutto il video, che è molto interessante. Vediamo che dice. Classe D viene ad oggi fatto esclusivamente con i transistor, quindi chi ama le valvole deve rimanere necessariamente sulla classe A o sulla classe B. Quindi la scelta è esclusivamente soggettiva, non ci sono, non possiamo dire che una classe sia migliore dell'altra. In base a quale parametro? Perché i parametri da prendere in considerazione qui sono più di uno. Se guardiamo alla fedeltà stretta, al concetto di fedeltà, ma guardiamo solo a quello, allora la classe A effettivamente, teoricamente, è quella che ha la fedeltà maggiore. Ma anche la classe D, cioè, da un punto di vista alla fine finale, acustico, facciamo delle misure, vediamo, perché da un punto di vista progettuale, concettuale, la classe D viola tutti i fondamenti dell'alta fedeltà, ma alla fine, all'atto pratico, la cosa è da dimostrare. Personalmente non ho una classe preferita, amo tanto gli amplificatori in classe A valvolari single ended, per me quelli sono il top, ma ciò non toglie che ascoltare un Acuphase in classe AB è un qualcosa di eccezionale e unico, o ascoltare un recentissimo classe D di qualità, anch'esso regala degli ascolti favolosi e una fedeltà fantastica. Bene, dopo questi accenni, insomma, come vi dico sempre io, no? Siccome ho ricevuto tanti messaggi, addirittura c'è sta gente che se fa i video e dice che ha parlato con me, invece no, rispondo a Sante Felli, che io manco lo conosco, e loro denigrano questo modo di ascoltare musica, quando io vi dico sempre il mio riferimento sono le orecchie. Chiaramente io sono immune quando mi metto di fronte a un impianto, poco me ne frega quello che sta davanti. Sì, lo posso guardare, se è bello, lo apprezzo, per carità, ma dopo automaticamente per me quello non esiste più, quelle cose che stanno di fronte io ne vedo più, io comincio a sentire con le orecchie. E come sempre ho detto, la classe D, che secondo me è il futuro. Poi viva Dio, poi se qualcuno vi piacciono i valvoli, vi piacciono gli oggetti, è chiaro se andrà a fare quelli, ma come sempre vi dico io, qui io parlo solo di qualità, quello che esce dal sistema, quello a me interessa. Poi chiaramente uno dice, ma io mi vado a fare un bel triodo, a me che me frega, fammi uno scatolotto in classe D. Però quello va bene, non ci piove, però io parlo di qualità e vi dico che se andiamo a vedere, ho visto un po', vi faccio vedere, per esempio, guardate, questo è un TAD, no? In classe D, però chiaramente questo siamo su, qui andiamo su sull'high-end, come ho detto, quando poi si prodotti che prima erano, diciamo, neanche i calcolavano, adesso loro se ne sono accorti che suonano bene, però poi chiaramente questi qui sono prodotti che questo costa, dunque c'era, qui dice che i terminali per diffusori extra large di qualità sul pannello posteriore simili a quelli presenti negli amplificatori di potenza nella più pregiata serie reference come l'M700 da oltre 100.000 euro,
la coppia riducono le sollecitazioni meccaniche ed elettroniche sui cavi dei diffusori collegati. Praticamente questo monta le stesse, vedete, il pannello come quello là, e chiaramente però è in classe D, e questo costa $25,000, cioè voglio dire, però questo è prodotto di fascia, questo è settore high-end. Guardate pure questo qui, Jeff Roland, no? Jeff Roland, questo è un monofonico in classe D, da 1,5 kW fino a 2,5 kW su 4 ohm. Insomma, sono macchine, e questo costa solo €55,000. Poi ci sono pure varie fasce, per esempio questo qui, questo integrato, è un integrato che mi sembra costa sulle €5,000, dovrebbe costare questo qui. Poi c'è quest'altro Legacy, questi andiamo un po' più su, queste sono tutte cose, questo €5,000, €5,000 questo viene. Qui andiamo forse €18,000, questo qui €18,000. Insomma, come vedete, anche l'high-end, ma non è da adesso, sta facendo uscire sia amplificazioni, diffusori attivi in classe D, perché evidentemente hanno visto che è un'amplificazione molto interessante, un'innovazione, no? Poi chiaramente se qualcuno gli piacciono cose differenti, gli piacciono le valvole, però non voglio sentir dire che la classe A, classe AB, sono, che poi classe A, non so se qualcuno di voi ha sentito parecchie amplificazioni in classe A, non mi sembra che suonano tutte bene, no? Forse qualcuna suona veramente bene, ma altre non suonano la classe A. C'è scritto classe A, ma a livello di quello che noi sentiamo, paghiamo oggetti, cifre spropositate, ma qualità non è proprio da classe A. Non tralasciando il fatto che chi ha cose in classe A o grandi monofonici, come ripeto io, sono buoni d'inverno per scallate, perché d'estate sarebbe impossibile sentire certe cose per via di dissipazione di calore infernale, una cosa improponibile. Pertanto, niente, ho voluto fare questo video così, sempre giocando, e chi è scettico, che poi questi scettici professori con il tempo poi si allineeranno al sistema, perché loro so così, no? Finché poi dopo, quando cominciano a uscire i prezzi che vi piacciono a voi, perché se mettessimo un amplificatore di €3,000, €2,000, voi lo snobbate, ma se io comincio a mettere un bel finale da €55,000, classe D, ma costa €55,000, voi lo andate a comprare domani. Niente, per oggi è tutto. Santefelli@gmail.com, ci sentiamo alla prossima.